amici di Potere Robotico, che cosa abbiamo? Anzi, Luke è ancora in corso. Mentre noi stiamo facendo questa recensione. Noi la facciamo e mentre andrà anche in onda. Esatto, perché domenica cos'è? L'ultima giornata? L'ultima giornata? L'ultima, sì. E cosa abbiamo qua? Grazie al giornalista che è stato il nostro inviato verso Luca Corri. L'uomo a Lavana. Esatto. Che si è messo una sveglia alle 6:30 al mattino. Ma non è umano. No, non è umano. Non è assolutamente per lui. E pioveva. E ci si dava il cambio in coda per andare a bere il caffè. E c'era gente che criticava degli articoli. No, quelli non c'erano, fortunatamente. No, anzi, c'era un clima di solidarietà tra queste povere anime in pena. In fila per questo modello fatto da chi? Eccolo qua la scatola. Secondo me è molto carina la scatola, se la sta riprendendo. Questa è la Match Patrol, che a me tanto l'avete già capito, di Jungle, fatta da Jungle e distribuita poi successivamente da Anime Import. Questa è la tiratura limitata in 300 copie che distribuivano solo ed esclusivamente a Luca Comics, è corretto? E questa è la 236, quindi. Esatto, e cos'ha di differente la esclusiva del Luca Comics rispetto all'edizione regolare? Prima di tutto il numerino sulla scatola. Esatto. E in secondo luogo quello che abbiamo fatto vedere, Arambeggio. Questa è Gashapon di Arambeggio, possiamo dire. Questa figurina in resina di Arambeggio, devo dire ben pitturata, sì, con questo piccolo diorama che non è altro che un cartoncino pieghevole, che però fa il suo maledetto effetto. Però perché ricorda quel pezzo della sigla dove lui fa così. Ma adesso quanti minuti sono già passati? Ma tre. E non abbiamo ancora fatto vedere la mezza. Vogliamo far entrare? Un attimo, via, via. La prenda. Che effetti speciali. Potere robotico numero uno. Ed ecco qui la Match Patrol. E ragazzi, io posso dire che ne ho viste di tutti i colori, l'hanno criticata, l'hanno detto che è mal fatta, che è tutta rovinata di colore. Beh, ragazzi, mi state sbagliando alla grande. Allora la domanda è, quelli che criticavano è perché non se la potevano permettere? Sono dei rosiconi. Oppure l'hanno presa e si sono ritrovati delle magagne. Non lo so. Noi comunque ne abbiamo. Amici, noi siamo riusciti a recuperarne tre. Perché al momento eravamo tre in coda, esatto. Io, Viper e l'amico di Viper, ne siamo riusciti a procurare tre. E queste tre sono buone. Questa buone. Io vi assicuro che questa numero 236 è buona. Posso affermare che è in ottime condizioni. La mia è la 76 ed è anch'essa in buone condizioni. Esatto, e lo confermo. E quindi siamo tutti felici. Per esatto. Siamo tutti felici. Ora, possiamo un attimino analizzare. Ah, una piccola citazione. La Match Patrol deriva da una macchina realmente esistita, che è la Ford Mustang Mach 1 o Match 1. Ecco, questo è un problema. Dunque, se noi pronunciamo Match Patrol, dovrebbe essere scritto M-A-T-C-H. Se noi pronunciassimo Mach Patrol, in realtà la dizione corretta sarebbe Mach Patrol. Perché è Mach 1, Mach 2, esatto. È la velocità. Bravissimo. In realtà lo spelling, no, la dizione corretta secondo me sarebbe Mach Patrol o Mach Patrol. Mach Patrol. Però l'abbiamo sempre chiamata Match Patrol, anche perché nell'anime stesso, esatto, la chiamavano Match Patrol. Sappiamo che esistono degli orrori grossolani nei nostri anime. Però in questo caso l'Accademia della Crusca, interessandosi di Daitan 3, direbbe che sia Mach Patrol che Match Patrol sono corretti. Ok. E rimaniamo così tutti felici. Esattamente. Anche perché già sappiamo che Atlas su Forobo è una lunga storia. E sì, potrebbe essere una storia molto più breve, però potrebbe essere la stessa cosa, un problema di doppiaggio. Va bene. Bene. Dopo questa digressione, guardiamo, quindi Arambeggio ha una macchina da pulotti.
Allora, questa Ford Mustang Mach 1 era stata poi adattata per l'utilizzo delle gazzelle dei pulotti giapponesi, o almeno sembra che sia stata realmente utilizzata. Noi non c'eravamo, quindi non lo possiamo... Le nostre informazioni, le nostre informazioni dicono ciò, però. Molto bene. E questa macchina è stata concepita sulla base di quella Ford Mustang Mach 1. Che gioia. Bene. E ora passiamo un attimino al esaminare la macchina. Che adesso io guardavo qua, su questi cannoncini qua ci sono un po' di difetti, ma non sono difetti di colorazione, è proprio il polistirolo che si è un po' appiccicato alla plastica del nostro suddetto modello. Non è, ecco, nulla di analizzandola appena aperta la scatola. Sì? Dobbiamo dire, come giustamente suggeriva il sensei, che ci troviamo davanti a una produzione quasi artigianale. Sì, sì. Cioè non possiamo aspettarci quel dettaglio e quelle caratteristiche a cui ci ha abituato Bandai. Siamo davanti a un prodotto quasi amatoriale. Con licenza ufficiale, che però costituisce a maggior ragione una sorta di chicca. Assolutamente. Bene. Sì, e naturalmente tanto è fatto risaputo che il costo di questa Metz Patrol a Lucca Comics, come anche la versione regolare, è di 219 euro. Posso spostare un po' più in là? Ecco, non sarebbe già da girellare in questa... Ah, perché farla... La pesiamo prima. Ecco, è pesantissima, lo sapete. Infatti ve lo facciamo prima, poi dopo la girelliamo in modalità... Anche come macchina. Sì. Assolutamente come macchina. Però adesso un attimino la girelliamo. Adesso non vorrei dare troppa ragione al giornalista, però questa cosa è sotto orrende nel video. Beh, sì, volendo. No, pensavo però di no, però non sì. Ci sta male. Ah, gli dà ragione? Ma... Non esageri, eh? No, no, per carità. Cioè, perché dopo qui... Dopo ci molta la testa. Esatto. Eh? Cazzo, passiamo il chilo. Un chilo e 9 grammi. Un chilo di Match Patrol. Per una lunghezza, vogliamo anche misurarla in lunghezza? Se ci abbiamo... Allora, il metro lo possiamo... Allora, chiedo la collaborazione del giornalista che intanto mi vado a recuperare... No, ci penso io a recuperare il metro. Lei la girelli nel frattempo, la mette sotto... La girelliamo. Così non perdiamo tempo, ecco. Girelliamo subito. Io la alzo con tutta la mia forza. Con tutta la sua delicatezza, di cui è capace. Poi l'appoggio in questa maniera, lei girella. E lei girella felice. Ecco, io vorrei dire, intanto che girella la macchina e arriva il sensei, che la Match Patrol, secondo me, è uno di quei mezzi, sì, che fa parte quindi di una serie dove c'è un robottone o così, sì, che però brilla di luce propria. La Match Patrol è una cosa che è sempre stata goduta. Sì. È iconica. Io penso che sia uno dei mezzi, prima di arrivare a robot, sì, più gagliardi e più goduti, un po', cioè, secondo me io godo di più una Match Patrol che la motoretta di Actarus. Assolutamente, anche dell'Overbuilder. Ma c'è ma qualcuno mi ha chiesto in uno dei precedenti video perché non amo i Transformer. E io gli ho risposto perché spesso, soprattutto in questo ultimo periodo, le trasformazioni non portano a qualcosa di caratterizzato. Io ti lavoro, cioè, più mi piace. Ce ne sono così tanti di Transformer che né la parte robot né la parte mezzo sono sufficientemente caratterizzati. La Match Patrol è semplicissima, sì, ed è bellissima sia nella forma automobile che nella forma astronave, a fronte di una trasformazione di una semplicità gnocchissima. Totale. Sì, tanto è vero che era quasi bella anche la versione della Clover, quella vintage. Da cui questa non si discosta tantissimo, in vero. Il design è un filo migliorato, sono passati 40 anni da quella là. Sì, cavolo, allora... Sì,
sono passati 40 anni, però devo dire che questa di fatto è un pezzo de ferro, non è sì, molto di sì. più. L'altra non lo so, ma anche quell'altra era abbastanza metallosa, però sì. Quell'altra nasceva come giocattolo, diciamo di fascia alta, però nasceva sì, come giocattolo. Sì, questa sì, invece sì. Nasce per le stesse persone di allora, solo 30 anni dopo, sì. Quindi più come oggetto da collezione. Belli cerchi. Sì, no, io più la guardo più mi piace. L'unico appunto che posso fare in questa macchina è il fatto che non si possa accedere alla cabina di pilotaggio. Sì, sarebbe stato veramente una stupidata. Non lo so, non lo so. Ma avrebbe comportato sicuramente dei costi aggiuntivi. Molto sicuro. Il fatto di fare dei vetri trasparenti e mettere Arambengio dentro. Oltre a quello anche mettere delle cerniere o comunque dei binari dove far comunque avanzare o indietreggiare la cupola. Ma cupolino. Sì, e poi avrebbero potuto mettere come accessorio nella scatola Baker Beauty? No, un Dayton 3, un Dayton 3 di 5 metri di altezza in cui questa si fila. Lei vede questo metro? Sì. Sai dove se lo dovrebbe sì, ficcare? Sì, 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 ho idea. No, senza mandargliela a dire le cose. Comunque è una cosa per gli amici di Potere Robotico, settimana scorsa si parlava qui in questa sede sì? in occasione sì. di un'altra recensione di questa Match Patrol e il Sensei diceva a me non interessa assolutamente nulla. Non se sarà il caso di prenderla. Non esageri. In realtà aveva inviato a Lucca una quantità di emissari, c'erano spie, uomini travestiti, uomini io in nero. Sì, sto lei, musicando sì, ancora. Sì, sì. Sarò però presente, già qua lo dico, e lo il 2 dicembre a Novegro. Ecco, verremo tutti. Il 2 perfetto. Dicembre. Tutti per darmi delle botte. No, tutto Potere Robotico sarà là. Esatto, e quindi esatto. Così ci mettiamo tutti in una volta. Esatto, la misuriamo allora. Dai, misuriamo. La misuri. Misuriamo. La. Questa cosa fallica della misurazione. Vabbè. Dopo averla pesata la. Misuriamo. Perché calami? Dov'è che calamitate le fiancate per la trasformazione. Allora, è lunga ben 20 centimetri. Oppala! Quindi qui mette a dura prova un po' tutti, secondo me. Sì. Bel grillone. Ed è larga? Ben 9 centimetri. E qua proprio strano. Ecco, lei ha detto questa cosa, ha anticipato questa cosa notando che il centimetro si calamitava da solo, perché hanno avuto quest'idea che non è male nella sua semplicità, lo metta più al centro. Sì, ecco. Lo sapevo io. Esatto, no. La fermiamo un attimo sì. La girellata. Dunque io l'ho messa su al volo così, non ci sono stati problemi. Ma gli è venuto di culo. No. Però non Mano, lei è, si chiama Mano Passarino. Lei è anche in una posizione centrale, invece sono sono il regista. Se no, se sei qua in mezzo, c'è questo qua in mezzo. Okay, trovi lei se pulsante stai. Adesso. Ecco, stavo dicendo cosa, non mi ricordo più. Dio buono. Stavo dicendo della calamita. Ecco che hanno usato questo sistema per la trasformazione, cioè per mantenere in assetto quelle due, chiamiamoli parafanghi anteriori, che si spostano. Si possono chiamare anche minigonne? No. No, direi sono sopra le ruote, direi il parafango sì, quindi, sì. Che si spostano verso la parte posteriore e al posto di avere qualche minimo incastro come di solito usa Bandai o come si usava nella vecchia Clover, qui ci sono due bagnetti invisibili probabilmente all'interno delle fiancate che consentono la trasformazione senza avere nessun tipo di cosa meccanica. Bella, Bella, molto io bella. Io ne sono veramente innamorato. Ora, cosa vuole fare? Come suggeriva prima il giornalista, passiamo all'aerosistema. Passiamo all'aerosistema. E qui possiamo anche farla vedere, questa trasformazione, sì, perché sì, dura perché così questa poco. Qua, sì, sarà da usare un pochettino. Questa sì, di, questa sì. Dovizia. È inutile che ripeto il perché quelle di Transformers non le facciamo vedere, però questa sì. Prenda un attimo gentilmente il sì. Allora il passaggio
Da cosa vuole partire? Dal culo. Dal culo, ecco. No. Non faccia brutte figure. Ecco, vede, io il culo non so bene. Posso? Ma ci sono tipo delle istruzioni? No. No, per, ma che istruzioni vuole avere? Una cosa così semplice. Come scusi, vede, tanto è sua, per cui. Ok, no, quello. Ah, era. Cioè si gira. Era collegato invece. Usavo più la trasformazione, quella della. Ecco, sensei. Comunque, se vuole, le posso insegnare un giorno qualcosa sui robottini e su come si trasformano. Va bene. E come si palpano. Mi prende un attimino la Match Patrol della Bandai, quella del. Giusto per far vedere la differenza di proporzioni. Era. Bene. Niente, questa può rientrare dopo. Beh, faremo. Un applauso a questa che comunque sì, si trasformava sì, in maniera ineccepibile in dimensioni molto 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 bella sì. E ora, tanto se lei vuole trasformare quella così dopo facciamo vedere anche lei in. Allora adesso c'è la parte più delicata della trasformazione. E qual è? Che vedete qui dove ci sono queste cerniere sì. Bisogna, dato che qui è si parla tutto di metallo sì. Metallo su metallo sì. E qui si accompagna delicatamente. Beh, ma non sembra così. Ma il problema, vede, è qua dove quando ruota la cerniera che si va a sfregare vernice contro vernice, quello il. E questo fa parte dell'artigianalità della cosa. Comunque. Ora, con altrettanta, accompagnando e delicatamente la seconda. Che le calamite fanno il loro fatto. Toc. Solo che adesso vi faccio vedere, vedete qua c'è questo, diciamo, movimento per, dovuto al peso proprio del metallo che va a gravare sulla struttura in se stessa. Ora vediamo di far uscire queste missiloni con dei appositi qua ci sono dei tasti dei io non ho capito sotto c'è un tastone sotto ah questo sì. Ok vedete esce questo. Un missile per volta la giri che è molto bello fichissimo. Oh, là. Poi abbiamo il tasto della sirena. Sì. Tolga prima la mascherina. Cazzo. La mascherina si piega in sotto. Cazzo, magneticamente. Non me ne ho. Adesso ce l'ha. Con il sinistro sono già impedito col destro. Sono un po' emozionato. Ecco. E schiacciamo la sirena. Come giocattolo. Come giocattolo. Di una volta. E sotto andiamo ad alzare il carrello. Ok. Spingendolo tutto dall'altra parte, non lasciandolo a metà corsa. Okay. Si vedono anche i dentini da squalo. Sì. Esatto. Bravo sensei. Mancano le ali. Adesso infatti arrivavo proprio poco alla volta riproducendo tutta la trasformazione che si vedeva poi anche nell'anime. Sì. Qui si espandevano le due alette, si espande la seconda ala ed ecco fatta la Match Patrol in aerosistema con pochi semplici passaggi. Esatto. E vedete che è altrettanto bella anche in questa configurazione e rimane bella. Sì. Il bianco mi piace tantissimo. E abbiamo anche quella piccina. Esatto. È carina anche quella piccola. È molto carina quella piccola. Bene. Difetti, non. Una cosa, sì, giusto. Qualche piccolo segnino c'è. Ecco, direi che è quasi inevitabile che su ogni macchina ci sia un qualche tipo di sbavaturina. Voi ben sapete che il mio modello preferito nella mia collezione è lo Yattakane dell'Unify. Sì. Sì. Non esiste uno Yattakane che non abbia la vernice bianca crepata. Ah, dello Yattakane, quella sulle spalle eccetera. Ma questo non deturpa la bellezza intrinseca del modello in se stesso. E se qui c'è qualche piccola. Rimane comunque secondo me un gran bel pezzo. Insomma, pazienza. Ma sì, cioè, sì. Sì. Vogliamo girellarla bella. Anche in posizione. Riuscirà però a stare. Sì, penso di sì. Se le ruote davanti riescono ad.
Ma anche se non l'appoggia sulle ruote davanti, va bene lo stesso. Ah, certo, aspetti è la che, mia. Va benissimo, dai. Ah, certo, finché è la mia, sono d'accordo. Siamo tutti d'accordo. Quante volte noi abbiamo fatto i nostri, salvando i tuoi. Quasi mai. E vedete che effettivamente, se adesso magari si facesse anche un fermo immagine, nel retro della Match Patrol, un po' di cadenza verso il basso e le paratie laterali là. Mi scusi, posso ho spostato, perché provando a settarla, ecco. Ok, adesso è meglio, adesso è quasi, diciamo, in assetto. Bella comunque, un pezzo semplice, schietto, direi schietto. Senza fronzoli, no. Siete molto fieri del vostro acquisto, sì, quindi sì. Sì, sì. Siamo stranamente d'accordo, io e il giornalista. Sì, non... no, è molto bella, sì. È molto bella, non ci sarà neanche sangue nel pagellone, secondo no, me. No, no, fa un... Beh, quello non è detto, eh. Ancora, io ancora, devo dire che dopo averla vista in foto, quando l'ho vista nelle vetrine del Jungle mentre ero in coda, ho detto è bella, cioè fa un effetto che è notevole. Molto peggio. Poi adesso al di là di tutto nasceranno speculazioni, cose, gente che si lamenterà per anni, però 3 su 3 le abbiamo aperte e sono passabili, più che passabili. Più che passabili, sì. Bella, molto. Chissà se ci faranno qualcos'altro che lei ficca... Ma già si vociferava dell'anno prossimo, forse. Io spererei tipo nella macchina di Takaya Todoroki. Ah! Ehi, Takaya! Ma in realtà forse voci non confermano che magari si parla della macchina di Ken Falco. Ah, meno ficcante. Per me sì, però in generale è più ficcante della macchina di Takaya. Beh, la Yabusa no, è un gran pezzo. Poi bisogna vedere con che motore la montano. Tutti e cinque i motori intercambiabili. Come la vecchia che Chita. Spettacolo, che spettacolo. Almeno io penso che se la fanno, la fanno con tutti e cinque i motori. Io, per dire, Ken Falco io non l'ho seguita, la serie animata. No, mentre Takaya lo... cioè, cavolo, era la Todoroki Special, sì, a 6 ruote. Però chissà che chissà, magari chi lo sa. Chissà mai che se Jungle e Anime Import, beh, sicuramente ascoltano, che sicuramente critiche, non critiche su questo oggetto, però le vendite ci sono state. Beh, le vendite ci sono state, poi comunque stiamo parlando di una cosa molto italiana. Ma non tanto perché è stata realizzata con una collaborazione italo-giapponese, ma perché appartiene alla nostra, a un sottofondo, un background culturale italiano, pop underground anni 80, che ci appartiene tantissimo e che non è condiviso con altri paesi. No, siamo tutto fiocco ancora lì, me lo infatti prima ne stavamo parlando. Allora, secondo me Daitan 3 viene molto... Allora, sappiamo Goldrick e Mazinga, icone atomiche anche in Italia, ma appena dopo arriva il Daitan 3. Sì, sì, sì. Perché è vero che ci saranno stati Daltagnos e compagnia cantante, ma sono meno ricordati. Se voi avete visto... Il Daitan 3 invece, sì. Mi scusi se mi interrompo. Magari se lei andrà anche a zoomare. Prima il giornalista si è andato a conficcare anche del sedimento di metallo da questa posizione, vedete? Sì. E che magari se chi noterà magari dice no, ma è rovinata, lì in realtà non è rovinata, ma c'è dell'eccesso di lavorazione ancora che rimane calamitato, perché la zona qui, sì, essendoci le calamite, il metallo non si riesce a togliere, sì, proprio dovuto al fatto che la calamita tiene ancorato, i pezzettini. Sì, ripeto, questi sono errori tra virgolette sempre dovuti alla gioventù di chi ha prodotto questa, ed è anche all'artigianità, è l'artigianalità della cosa. Bene. Io consiglierei semplicemente una... Poi ci diranno che siamo marchettari. A me l'hanno già detto, ma non raccolgo. No, giusto così, per...
Con una vena di polemica. Pensate veramente, ma pensate davvero che sul Corriere della Sera si scriva un articolo per una match patto da 200 euro? 19 euro. 219, soprattutto 19 euro. Che peraltro ho comprato stando in coda dalle 7 del mattino. Cosa inaudita. C'è gente che lo pensa. Ma lei starebbe in coda allora anche per Ken Falco? Ma io lascerò fare al sensei. Ah, stavolta ci si scambia. Lascerò fare al sensei volentieri. Verrà anche lei. Mi presenterò alle 11. Partiremo alle 5 e mezza del mattino, come ha fatto il dottor Viper. E poi passeremo una bellissima giornata. Sì, ma Luca ha rotto i coglioni. Questo è vero, però queste sono cose belle. Luca non ha rotto i coglioni, però vi devo dire che la prima giornata meravigliosa, giocosa, di chiacchiere e allegre camminate, il secondo giorno era già un carnaio di non si riusciva più a vedere niente, non si riusciva ad avvicinarsi. Siamo pronti per un pagellone. Dando alle chance. Pagelliamo. Un attimo. Stavi dicendo della targa del Match Patrol. Ma no, che c'è anche la targa con scritto Match Patrol, carina. Sì, sì. Oh, beh. Io per esempio non avrei messo la figurina di Aaron Benjo. Lei cosa avrebbe messo? Io avrei messo il portachiavi di Garrison, quello con che si schiaccia con 1, 2, 3, Titan 3. Vigo però. Però lo so, siamo troppo avanti. Vabbè, non sì. Saprai, perché comunque questa figurina qua si sposa bene. La rimetta in sottofondo là. Non so se si vede, perché comunque è proporzionata alla macchina. Non so se la vede o no. Era un ragazzone alto allora, Aaron Benjo. Forse è un po' troppo grosso lui. Lui era uno molto forzuto. Beh sì, poi piaceva le figlie. Beh, ascolta. Vabbè, io non l'ho mai cagato di striscio perché a me piaceva Beauty. Invece a me piaceva Renka. Anche a me piaceva. Ottimo. Ma fantastico. E anche una punta Koros. Beh, Koros. Ma allora parliamo di Don Zauker, che a me piaceva terribilmente, cioè. un po' la Duff Feder era tanto... sì sì, però aveva il cervello nella palla trasparente, era molto, a me piaceva molto. Tra gli arcinemici lui e il cancelliere Doppler, ve lo ricordate? Quello di Mazinga o del no, il cancelliere Doppler era quello di Danguard, quello che suonava l'organo con la coppa di vino in mano. No, guarda, è un altro cartone che non ma è. Ragazzi, l'ho guardato poco, ragazzi. Danguard. Io lo so, io ammetto la mia totale ignoranza in quelli nuovi, ma in quelli di quegli anni. Ma perché piccolo, non è che trasmetteva, non lo si vedeva tanto. E poi Danguard non lo godevo, tanto, non mi... Cioè, dire un'altra roba, sempre su Daitan 3. Danguard è di Matsumoto, sì, voglio dire. No, è importante, però Danguard c'era poco, non lo si vedeva. Ma perché lui non voleva disegnare un robot, lo costrinsero. Lo ricordo più volentieri per la corazzata Yamato, per Ma sicuramente, Nara, ma sicuramente, però infatti siccome andavano di moda i robot, gli chiesero un robot e lui disse vabbè, lo faccio, però lo faccio apparire nella 100esima puntata. Grandissime idee come il maestro Gonagai. Anche lui però non era tanto capace di disegnare, non era il suo mestiere disegnare. Venendo prima al discorso dei cattivi di Daitan 3, i meganoidi erano dei cattivi particolari, perché in realtà erano molto umani, erano molto, cioè noi siamo abituati a vedere cattivoni mostroni, hai capito così? Ma perché? Il meganoide invece aveva dei sentimenti. Ma no, perché erano umani in fondo. Erano degli umani che venivano trasformati in macchine. In macchine, esatto. E a volte mantenevano parte della loro umanità. Sì. E in loro c'era questa conflittualità, questo conflitto tra la macchina e l'uomo. Mi ricordo quello del giocattolaio. Sì, non... Poi si ricorda quella la ragazza Amazzone. Come no. Io mi ricordo che era particolare meganoide. Il karateka c'era anche. Ecco, aggiungo la stella cinematografica. Sì. Sì, e a Lucca non ho poi fatto un filmato di questa cosa perché mi sembrava minore, però da gennaio uscirà in edicola per Yamato una collezione che comincerà dal Daitan 3 Match Patrol a Aaron Benjo, per poi arrivare a tutti i mostri meganoidi, uno per uno. Le statuine di plastica. Ma allora... Vediamola un po' come vogliamo, magari due o tre i più iconici. Sì, guarda, dipende sempre dalla figa, se te li fanno a 12-13 euro. Dipende sempre dalla figa, ha detto? Sì. Ok.
Sì. Perché ci sono Reika Beauty? No. E loro va per lo meno io non li ho visti. C'è Garrison. C'è la Max Patrol per straccioni. C'è Garrison, sì. C'è Garrison e c'è Toppi. Poi io c'ho quella. No, vabbè, questa non è per staccioni. No. Questo sbordaccino qua, comunque, io ho visto gente che l'ha venduta singolarmente per 50 euro e c'è gente che l'ha comprata. Vabbè. Ma perché no? Perché è carina. È molto bello. Ok, partiamo. Pagellone. Aveva bisogno un po' di tempo la Match Patrol. Allora, impatto estetico. Io mi attesterei su un 8.5. Va bene, scriva. Io silenzio assenso. Va bene, ok. No. Finché non dice niente vuol dire che va abbastanza bene. Materiali. Per noi collezionisti da 10. I materiali, Un chilo di roba. Non stiamo parlando di vernice. No, stiamo parlando di materiali. 10. È un monoblocco de ferro. Sì. Un chilo di roba. Chilo di roba. Verniciatura. Questa è già. Io sulla verniciatura. Per quello che abbiamo visto. Per quello che abbiamo visto e per quelle che abbiamo esaminato. Non è. Allora, la Match Patrol. Perfetto. Neanche i modelli Bandai sono perfetti. Però magari hanno dei micro difetti che non noti neanche. Qui c'è qualche micro difetto che noti. Io, per questa che ho in mano io, come verniciatura, io gli do un 7. Per questa che ho in mano Sensei, il 7 io lo darei se questa fosse esattamente come è nata e come vuole essere, però esente da difettucci. Però loro sarebbe più da 8, allora, da 8.5. No, perché se loro avessero perché voluto, sono belli, se loro avessero voluto dare un pizzico più di precisione allo spruzzo e magari due mani invece di una, perché chiaramente i punti di contatto tra il metallo si sbucciano, vengono via perché c'è uno strato solo di vernice. Secondo me invece è più dovuto al fatto, anche inverniciando Gamble eccetera, invece secondo me è una cattiva scelta dei materiali e soprattutto il primer utilizzato. Perché se il primer è forte, la vernice non tende a staccarsi. Può darsi che non ci sia neanche del primer. È lì. Vede, le righe non sono ben definite. Dove ci sono delle righe di demarcazione, allora aspetti. Non sono mai particolarmente definite. Io il 7... Sì... Capisco, vedo. Diciamo guardi che, di dietro, sì, dietro sì, al pulsante, guardi anche questa qua. Riga qui, no, dove il blu è andato sul rosso. Sì. Io gli darei un 6. Sì, è più corretto. È più corretto. Ma porco cane. Lo stai prendendo? Sì, no, ma dico, com'è questo accordo, questo... Io so riconoscere i miei errori. Bene. Anch'io. Sì, di errori. No, ma in questo caso. Va bene. No, perché è un bel modello. È un cambio di però forse la verniciatura è il suo punto più debole. Sì, è vero. La posabilità. Non c'è. È fotogenica, se vogliamo. Trasformazione. Beh, ottima. Cosa c'è da fare? Fatto. Abbastanza semplice. Io gli darei un 7 di trasformazione, ma sì, cioè ma non anche, è che... ma no, di più. Per trasformazione intenderei viene bene come astronave, sì, cioè sì, però ad esempio i pezzi un po' tendono a cadere visto il peso. Ma perché sono magnetici. Certo, se avessero messo un incastro meccanico, però avrebbero. Ma se invece avessero fatto tutto in metallo e questa parte qui che noi vediamo in plastica, non ci sarebbe la tendenza a cadere. Sì, ma ci saremmo... sarebbe comunque pesato lo stesso tanto il modello. Sì, ma ci saremmo lamentati del fatto che una parte è in plastica. Ci saremmo sempre lamentati per qualcosa. Ma infatti io la trovo molto bella. Ma questo l'abbiamo detto del primo. No, secondo. Ma dico, anche per la trasformazione. Io comunque, guardi, sulla trasformazione non... perché non mi fa gridare al miracolo. Quello che ci vuole, però è quello che ci vuole. Due missili che non escono meccanicamente ma escono a molla.
Mi piace, poi escono uno per volta, mezza corsa. Io sono convinto che se l'avesse fatta Bandai non avrebbe fatto usato tutto questo metallo, ma sulla trasformazione mi avrebbe fatto dire qualcosa in più, a mio modo di vedere. Corretto. A mio modo di vedere. E quindi io comunque rimango della mia opinione sul 7. Magari il giornalista non è d'accordo, no, e lui dà anche qualcosa in più nella confezione. Ecco, confezione io la trovo assolutamente banalissima. Sì, ha ragione. A me la cosa che mi piace, forse sarà anche il mio animo un po' bambino, me la fa invece godere molto proprio perché mi ricorda le scatole dei vecchi giocattoli. Sì, è vintage, sì. E per questo motivo mi fa dare qualcosa in più dal mio punto di vista. E addirittura io mi volevo addirittura sbizzarrire su un 8 alla scatola. Ma lei dia quello che vuole. Dia esatto. Quello che vuole, sulla scatola non mi pronuncio. Vi faccio vedere anche il lato che vi fa vedere la trasformazione. Il retro, proprio con questi colori proprio vintaggiosi. Si notano poi i loghi, dato che siamo marchettari, anime import e anime export. Visto che siamo dei marchettari. Va bene. E davanti, come naturalmente si nota, il logo Jungle. Incazzatura. Beh, non fai incazzare. No, e soprattutto dato che ci è capitato nella fattispecie un buon modello, io come incazzatura gli diamo un 4,5, visto che c'è qualche segnino, ha fatto. Qualche segnino c'è, ma fa parte del gioco, sì. Esatto. Un 4,5. Rapporto qualità-prezzo. Aspetti un attimo, se sto dimenticando. E questo è complesso. Accessori, gli accessori. Gli accessori. Cioè, vedete, infatti che c'è poi Aran Benjo. Sì. L'accessorio è Aran Benjo. Che nella versione non esclusiva del Lucca Comics non c'è. Non c'è. Quindi accessori, visto che è un 2. Ma con Aran Benjo o senza? No, noi siamo la nostra. Quella che avranno chi arriva dopo. Io gli do Aran Benjo. Non è brutto, gli diamo di più. Io gli darei un 6. Mi scusi, che accessori avrebbe potuto avere? Niente. Partiamo la valigetta. Vabbè, fica. Magari non lo so. Dei missili che oltre a fuoriuscire magari erano anche sparanti. E che adesso io sto esagerando. Aggiungendo tutto questo saremmo arrivati a 10, cioè diciamo, il massimo del voto è il 10. Altrimenti sarebbe, se ti davano da 3 da 5 metri, allora gli si dava 20. Ok, però, allora, aggiungendo, aggiungendo queste cose si arriva al 10, ma essendo la Match Patrol fine a se stessa e avendo una miniatura di Aran Benjo che non è poi neanche così brutta con il suo dioramino, il 6 glielo darei. Cosa deve fare? Cosa deve avere di più? Vabbè, se ho visto che rompete le balle con un buono gli do anche un 6 all'accessore. Cioè, sì, 6 si dà. 6 ci sta. Siete dei gran marchettari. Rapporto qualità prezzo. Oh là, adesso sì che viene il bello. Adesso sì che adesso diventi a marchettare. Rapporto qualità prezzo. Il prezzo. Si sapeva. Da tempo. Si sapeva. Dobbiamo considerare due cose. La prima, un SRC adesso costa 120-130. Io invece voglio partire da un'angolazione diversa. Lei è contenta di averla comprata? Sì. Basta. Io sono contento di averla comprata. Lo so. Sì. Lei è contento di averla recensita? Sì. Quindi 3 su 3 siamo contenti. Quindi vuol dire che è giusto così? Mi scappa detto di sì, nel senso. Io addirittura avanzo. Io spero che Django nel prossimo anno faccia dell'altro. Detto. Quindi questo qua comunque sarà un modello che è facile che acquisti. È possibile, soprattutto questa versione. Limite del valore. Comunque, da un altro punto di vista, è sempre un chilo di roba. Di roba. Ora, io mi sbilancio nel mio rapporto qualità-prezzo. Che io gli do la sufficienza. Il 6 gli do.
perché comunque 219 euro sono 219 euro a casa mia. Abbiamo dato meno ad altri modelli che comunque sono stati, hanno passato ampiamente il... Sì, però mi scusi, quanto costa la prossima Yamato? Ho capito, però ha gimmick diverse. Sì, ma in questa si paga qualcos'altro. L'esclusività? Si paga il fatto di essere un progetto semplice. Però non funziona. Deve essere una scusa, No, però costa, in fondo costa 219 euro. Che... Se lei comprasse uno smartphone fatto artigianalmente, che fa quello che deve fare, però lo smartphone... No, vabbè, ho capito, cercherò allora qualcosa di più calzante. Allora, lo smartphone deve avere delle funzioni, questo non deve avere delle funzioni, devi metterlo in vetrina e guardarlo. Beh, e la funzione è quella che ti deve piacere, la sua funzione. E quindi con 219 euro, una macchina che pesa un chilo, Io rimango sul 6, non sono irremovibile, perché comunque i soldi sono... Bisogna dare valore ai soldi anche. Sì. Ma questo non influisce, non inficia sul giudizio, finale. Esatto, perché come vi ho detto prima, io sono importante. Contento di averla comprata, sì. E boh, giudizio finale. Io leggo nella sua mente. Il giudizio finale per lo lei... Lo scriva. E poi dopo io lo dirò. Deve dare la penna. Lei lo scriva e non poi farlo dopo... vedere. Assolutamente. E sto guardando un'altra parte per non... Allora io ho scritto il giudizio finale del sensei. L'ho girato. Io adesso lo dico. Sì. 8. Facciamo vedere i fogli. Ho sbagliato. Sensei aveva detto 7. No, io inizialmente avevo pensato un 7,5, ma sì. Questo è un pezzo, ragazzi, da avere. Lei concorda con me? L'8. Allora anche il 7 è un pezzo da avere. Sì. Ok, io le dico di più. Abbiamo dato a dei sentinel meravigliosi dei voti più bassi. Cristo, ha ragione su questa cosa, però il 7,5 sensei, 8 è veramente tanto. 8 è veramente tanto perché si tratta in fondo di un oggetto di una semplicità. Ma può forse la mia. Io le dico, mi è partito l'embolo anche per l'8, comunque lo rettifico in 7,5. Perché mi ha ricordato tanto lo Yattakane dell'Unified come materiali, come verniciatura, sì. Come... Sì, perché è un po' vintage, sensei. Questa macchina, questa Match Patrol, è un po' vintage. Poteva essere, ecco, ipotizziamo che la Sentinel tra 2 anni acquisti, o la King Arts, ma preferisco la Sentinel, acquisti i diritti per fare una Match Patrol. Come ce la fa? Ce la fa piena di gimmick, ce la fa illuminata, ce la fa con i reattori che si illuminano, ce la fa tutta piena di venature, ma non ha la semplicità e l'essenzialità di questa. Questa è vintage. E ci fa sognare. Ed è bella. Bella. Un'altra cosa, sicuramente se dovesse essere fatta la macchina di Ken Falco, per me non avrà comunque lo stesso appeal di questa. Anche se fosse fatta meglio, comunque non mi farebbe godere come mi ha fatto godere. Mentre la macchina di Takai, a Todoroki, la... c'è del godimento. Lei mi farebbe godere presto che tardi. Sì. Ma comunque la Yabusa non potrebbe essere disegnata in maniera così semplice. Ha delle più curve, ha molte più curve, ha molto più dettagli anche da un punto di vista proprio automobilistico. Questa è pulitissima. Questa tra l'altro, come scelta di materiale e colore, mi ricorda proprio quei pezzi dell'Unified, come anche la Mach 5, che non so se ve l'avrete ricordata anche la Mach 5. L'avevamo fatta, sì. Sì, certo, no, ma io dico proprio anche la serie animata, se ve la ricordate. Ecco, sì. Era un pezzo che, cioè io l'Unify la godevo veramente tanto, non so se hai capito. Sì. No, l'abbiamo capito. Ecco, una cosa, nelle vetrine di Jungle a Lucca
l'avevano esposta con dei piedistalli di plastica trasparente a tre bracci. Per tenerla su. Sì, e questi tre bracci, che andavano probabilmente a incastrarsi in determinati buchetti sotto, la rendevano posabile anche in maniera mossa, cioè in volo, per esempio. E ne acquistava ancora di più. Ma una domanda, poi dopo chiudiamo. Voi la preferite in aerosistema o in Max Patrol? In versione veicolare? È una domanda difficile. Però io ad esempio, questa la tengo così. Io la preferirei, quella figura meglio. Poi dopo, se avete fatto come se... Io la preferirei in versione polizia. Anch'io. Versione veicolare. Sarà per quei cerchi argentati, sarà per la essenzialità e pulizia delle linee. Comunque, anche così. Se no, se ne possono avere due. E via. E cominciamo ad andare, secondo me, su una cosa sbagliata, profondamente sbagliata dal punto di vista etico, perché 219 euro per due fa 440 euro. E sono tanti. E sono cazzi. Invece, ma lei ha puttanato ben di più a Luca Coni. Assolutamente no. Assolutamente no, non ha... Assolutamente no. Ah, mi scusi. Non saprete mai cosa ho comprato a Luca Comics. Ma... però ho comprato l'ultimo numero di Topolino, dove c'è una storia bellissima di Casti in occasione dei 90 anni di Topolino, ed è solo questa settimana e vale la pena di leggerlo. Naturalmente, siccome conosco Casti, l'ho fatto autografare e mi ha raccontato il... Io a Lucca facevo... mica compravo, questa l'ho comprata per lei e basta. Ah, no, lei faceva il marchettato. No, ma io, sì, lei faceva il... Io andavo in giro a fare marchette. Quindi... Esatto. Vabbè. Salutiamo e ci scusiamo. Salutando scusa. Ciao. Ciao.